è una cosa incredibile, inscrivibile, guarda, però devo dirti, tutto il giorno non avevo quell'ansia come contro la Serbia, mi davano qualcosa in più oggi, fiducia, abbiamo fatto una passeggiata, non abbiamo fatto allenamento, abbiamo cantato e lì ho visto che ci sono e l'hanno dimostrato, abbiamo battuto la Spagna e siamo in finale, io ancora non ci credo, ma noi siamo in finale di europeo. Under 19, questo gruppo lo merita da prima all'ultima e sono strafelice per loro perché lo meritavano. Forse qualcosa in più ci è scappato a Lignano, ma qua hanno rifatto tutto, è grande, 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 questo gruppo è grandissimo. È stata la forza del gruppo proprio perché è una vittoria di squadra, è stata veramente una vittoria di squadra oggi, è stata quella l'impressione di una squadra unita dall'inizio alla fine. Sì, sono unitissime, sono una squadra, sono un gruppo, ripeto, anche oggi si è visto le ragazze che sono entrate dalla panchina, hanno fatto suo, hanno dato una mano, quelle che erano fuori hanno fatto tifo, è un grande, grande gruppo e spero che continui ad andare avanti così come sono. Poi tu, Elena Barani e De Santis, le avete selezionate da piccoline, e siamo arrivati in finale, insomma. Piccoline, infatti, le abbiamo selezionate da piccoline, hanno lavorato 4 anni con questa interruzione, ma non per colpa di nessuno, tranne questo Covid. È un gruppo che però posso dire anche un grazie anche alle società, perché alcune di loro giocano anche titolari in A1 e si vede. Voglio dire, sono cresciute come atlete, come ragazze, ma grazie anche alle società che hanno lavorato con loro questi 2 anni. Adesso c'è la Lituania, non ci possiamo fermare. No, 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 non ci possiamo fermare. Ora, sai, sogno si è realizzato uno, poi secondo e ora terzo dobbiamo veramente dare ancora quello poco che è rimasto, ma lo daranno sicuramente. C'è anche il quarto sogno, perché a novembre possiamo anche giocare le qualificazioni mondiali. Questo quarto sogno lo lasciamo per dopo, ti prego, però con questo già penso che con prime 2 di questo gruppo lo possono fare, vero? Dai, pensiamo ora noi domani finale e devo ringraziare ancora un gruppo fantastico e a tutti quanti, a tutti quanti. Sara, non ci sono domande da fare, è una gioia indescrivibile. Sì, esatto, con questa vittoria ci siamo aperti il pass per i premondiali e domani giocheremo il primo e secondo posto per questo torneo, per questo europeo. È un grande onore per noi portare avanti questa Italia e niente, è un'emozione unica appunto perché non siamo mai arrivati a questi livelli e vogliamo dimostrare che Italia c'è. Peraltro battendo la Spagna e giocando un campionato europeo, non solo una grande semifinale, tutto un grande campionato europeo. Esatto, ogni partita step by step ha creato un team che ora è in grado anche di giocarsi il primo e secondo posto e domani lo dimostreremo. Ecco, infatti, adesso non ci si ferma. Adesso non ci si ferma, basta.